Ottava tappa, siamo in sella questa mattina, dal mattino presto, perché sono le 8:30, ma perché oggi voglio sfruttare appieno la giornata, non perdermi neanche un minuto, perché ho un obiettivo ben preciso e quindi pedalerò tutto il giorno per raggiungerlo. Niente ragazzi, ero qui tranquillo che pedalavo, cercavo tra le mappe dove andare, dove non andare per arrivare alla mia destinazione di Bruxelles in Belgio, quando guardando la cartina è venuta un'idea un po' matta. Infatti sto per fare una variazione di programma e andrò in una meta spettacolare che non vi dico, ma sarà qualcosa di spaziale, lo vedrete poi con il tempo. E che dire, ce la metto tutta per risalire questa meta qua. Infatti adesso sto salendo su per la Francia e vi aggiorno, sarà qualcosa di incredibile, spero che sia fattibile. E non sto nella pelle. Che meraviglia! Stiamo andando verso la costa francese. Guardate che strade meravigliose. Non sapete quanto amo questi cambi di programma, perché ti fanno scoprire posti meravigliosi. E poi dove stiamo andando? Ma dove stiamo andando? In un posto fantastico, ragazzi. Questo viaggio, questa avventura è davvero la cosa più pazza che io stia andando ad affrontare nella mia vita. Tra l'altro sono sotto il sole cuocente, non ho trovato manco un posto all'ombra in cui fermarmi. Ci saranno tipo 40 gradi oggi, mi sto sciogliendo. Mai una via di mezzo, però è bellissimo, bellissimo tutto quanto, nel senso che sei in mezzo alla natura, sei in mezzo a viaggiare con la bici, qualsiasi cosa, è qualcosa di emozionante. E che dire, sì, non c'è neanche un alberello davvero qui mettersi sotto. Qua riniziano i famosi campi di girasole che vi raccontavo, e nulla, bisogna bere tanto, idratarsi e niente, ora ripartiamo. Siamo a pochi chilometri dalla costa. Così vi faccio vedere. Se adesso guardo anche un po' le strade su Google Maps, guardando indicazioni, però ci dovremmo quasi essere. E poi da lì dritti e si sale su. Sarà lunga e come. Guardate dove sono finito. Questa è una cosa veramente interessante. Distributore H24 di frutta e verdura. Poi in realtà qua abbiamo, vedi, potete prendervi le brioche fresche, il pane fresco direttamente dalla macchinetta. E poi entriamo qua, io non ho mai visto una cosa del genere. Qua ci sono tutte le cassettine con quello che desiderate prendere, dal cipolle, melanzane, peperoni, qualsiasi cosa. C'è scritto il prezzo. Qua c'è la macchinetta, inserite i soldi o la carta di credito e vi prendete quello che volete. Ma guardate, c'è di tutto, io non ho mai visto un posto del genere. Qua abbiamo delle carote, abbiamo realmente di tutto. È proprio interessante, abbiamo anche le uova, qualsiasi cosa, la lattuga, tutto qua, davvero una bella invenzione. Sono refrigerate le celle, è interessante come cosa. Alla fine mi sono preso due bei pomodori, mi sono convinto, perché in realtà dovete sapere che tutta questa frutta qua è verdura. Da dove arriva? Dai campi qua di fronte, quindi è tutta roba fresca, tutta roba genuina. Ci sono anche dei succhi 100% frutta che sono una bomba.
è tutta roba 100% naturale, quindi cosa meglio di queste cose qua? Infatti vedo un sacco di gente che si ferma e viene a prendere qualcosa. Fantastico, fantastico. Niente, quindi io me lo sto gustando questo pomodoro. È buonissimo, ve lo giuro, è buonissimo. È succoso, è buonissimo. Anche senza condimento, senza nulla, cosa che solitamente non è che sia un granché mangiarlo così, ma vi assicuro che ve lo farei assaggiare qua. È qualcosa proprio buono. Adoro questo posto, adoro questo posto. Ce ne dovrebbero essere tanti altri così, magari anche in Italia e in altri posti, perché è buonissimo. All'interno di una cittadina, guardate qua che bello, però che bella cattedrale. Ma io ho detto cittadina, forse è una città anche un po' grandina, che dovrebbe essere tipo Beuva, qualcosa del genere, non vi so dire, però è proprio carino. Infatti adesso faccio un bel giretto, così ne approfitto anche per pranzare un po' e riposare un pochettino per poi ripartire e continuare la mia pazza e folle idea di salire su per la Francia. E continuiamo ora. Si va, ragazzi, si va! Stiamo per arrivare a Dieppe. Dieppe si trova proprio sulla costa nord francese e lì in mezzo c'è la Manica. C'è la Manica e quindi domani sarà un gran giorno, perché la mia pazza folle idea è proprio quella lì che state per sentire, che andrò in Inghilterra, andrò a Londra e sarà qualcosa di fuori di testa, fuori dal normale, fuori dal mio viaggio, perché comunque sia questa è una tappa extra. Magari ne toglierò qualcuno alla fine per motivi Covid, magari giù Romania da quelle parti, però questa è una tappa pazzesca, pazzesca, quindi rimanete sempre collegati, che pubblico di continuo sia sulle storie sia su tutti i canali social e ci sarà da divertirsi. Prenderemo il traghetto, sarà qualcosa di sensazionale. Si stringe i denti fino alla fine, finché che non si arriva all'obiettivo, finché che non si arriva a Deep, non si molla, non si molla. Nel frattempo ho preso anche qualcosa da mangiare, siamo sulla pista ciclabile, 20 km a Deep, dai dai, ci siamo, lo sento ora, tutto il giorno che rincorro questo obiettivo. E ce la sto facendo, e questo mi rende felicissimo. Avete idea che emozione, sono arrivato a Dieppe, proprio sono contento, anche perché ho fatto tantissimi chilometri oggi, ci ho creduto fino in fondo, le gambe non ne volevano più sapere, la bici neanche, e però
io con la testa ho stretto i denti, ho detto ce la devo fare, ce la devo fare, mi ero impuntato e ce l'ho fatta. Sono arrivato adesso qua in campeggio, mangio qualcosa, ma sono cotto, cotto al massimo, anche perché da stamattina alle 8:30 che sto pedalando, poi tra magari una pausa e l'altra e video e altre cose, però pesantissimo anche di gambe e tutto quanto, fisicamente sono proprio a pezzi. Però sono contentissimo perché oltre ad essere arrivato qui, io comunque sono in pratica dove c'è la manica. Quindi domani prenderò il traghetto, già prenotato il traghetto per domani a mezzogiorno, e sarà bellissimo attraversare la manica, sarà bellissimo arrivare in Inghilterra. E questo è un sogno per me, riuscire ad andare a Londra, anche perché da lì, sceso dal traghetto, mi pedalo neanche 90 km e domani ci visitiamo Londra. Quindi sarà un'esperienza unica e irripetibile che voglio condividere anche insieme a voi, e nulla. Quindi vi saluto con questo video e domani vi farò vedere tutto quanto riguardo Londra.